Ciao a tutti ragazzi, sono Mazzetest ed eccoci in questo nuovo video di Mindtest. Mi scuso innanzitutto perché, come potete vedere, ci sono stati dei cambiamenti non visti da voi, non pensavo non avreste visto. Infatti, avevo provato a cambiare programma per registrare i video. Perché questo purtroppo fa il brutto scherzo di mostrare qua sopra e di lato una piccola parte della barra della finestra e non era per niente carino. Allora ho deciso di provare degli altri software, ne ho provati 4. Ne ho trovato uno davvero molto 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 bello, che si chiama tipo Kazam, una cosa simile, e aveva un sacco di opzioni in più che non aveva questo programma qua, per ridimensionare bene l'immagine, la cattura, eccetera, eccetera. Però niente, ha crashato quando io credevo stesse registrando, in realtà non ha registrato e quindi io ho continuato. Ignaro del fatto che non stesse registrando. Sì, ho detto ignaro. Cioè non sapevo che non stesse registrando. Allora faccio un ricapitolandolo. Citazione di... Scrivetelo nei commenti. Nell'episodio scorso, quello che è stato caricato la settimana scorsa, ho fatto questa fornace qua, per chi non ha visto l'episodio, questa fornace elettrica. E in più ho espanso l'orticello qua. Ho messo due file nuove, qua con cotone e zucche e qua con patate e rabarbaro, supponendo che rabarb sia rabarbaro, però effettivamente suona abbastanza così. Poi qua ho sostituito il pavimento con una cosa molto più carina. Allora, questi qua si fanno con 8 pezzi di stone, sono questi qua. 8 pezzi di stone danno 8 circle stone bricks. E quegli altri là erano stone tile, che sono fatti con 4 pezzi di cobblestone, sono come... si craftano come dei... mi sfugge il nome. Degli stone brick, solo che con la cobblestone e non con la stone. E ho fatto tutto questo. Ho cambiato il letto. Ah, tra l'altro, le cose che ho detto dopo l'orto non sono del vecchio video, ma sono del video che è stato registrato, ma non è stato registrato, quindi che voi non vedrete mai. Ho cambiato il pavimento, appunto, dicevo, ho fatto questo letto e ho messo il vetro che avevo creato FK dopo lo scorso video, e ho tolto della terra qua che dava fastidio, ma niente di più mi pare, perché poi ho perso parecchio tempo nel cercare delle canne da zucchero, ma che non ho trovato, e non mi sono messo a cercare ora perché volevo registrare questo video per caricarlo. Allora, qua come potete vedere ho anche sostituito la terra per renderlo più carino anche fuori, vabbè, fuori l'aspetto è più o meno simile, forse un pochettino più brutto, però volevo che dentro si vedesse la stone e non la dirt, in pratica la terra, la nuda terra. Comunque, questa casa mi piace abbastanza così come ora. Dovremo poi fare un altro watermill e dovremo cercare un altro po' di materiali. Quindi io avrei da parlare un attimo riguardo al futuro di questo canale e ai miei progetti prossimi. Quindi, intanto che parlo, andiamo magari a scavare un attimo. Adesso mi libero l'inventario e poi partiamo per l'avventura. Allora, questo fiore non mi serve, questo non mi serve, questi li posso tenere.
Questi li lascio qua, invece qua dove non ci sono i semi di cotone, no. Ho troppa dirt, ho una fornace, questi non mi servono, ma vanno posati tutti di là. Allora vado a posare di qua. E poi partiamo. Poso questi. Questi. Ah, tra l'altro la lana colorata si fa con la lana bianca che io ho ottenuto con quattro stringhe di... no, con una stringa di cotone e con un pigmento colorato, scusate lo sbadiglio ma è tardi, ho sonno, però ci tenevo a fare questo video. E i pigmenti si ottengono grazie al grinder con i fiori principalmente. Questo è il fiore viola. Questo è un tulipano. Cosa devo lasciare dell'altra dirt? Il vetro. Lo lasciamo qua. Ne ho fatto molto di più di quello che mi serviva in realtà. La zappa posso anche lasciarla qua. Tanto non mi serve. Anche la spada. Tanto ricordo che non ho la mod dei mob. Mi faccio giusto un po' di picconi per essere sicuro di non avere problemi. Legno ne ho. Mi prendo un po' di carbone per fare delle torce. No, ne ho di torce. Sto scherzando. Perfetto. Ok, ecco qua. Per ora ne faccio uno, poi comunque. Vabbè, allora inizio a parlare. Adesso ho appena finito la sessione esami estiva e quindi ho un pochettino più di tempo relativamente. E pensavo di fare due video settimanali, cioè di caricare due video settimanalmente. Uno sempre il mercoledì e un altro il venerdì. Questo in modo da fornire uno più continuità e due in modo da avanzare un pochettino più in fretta, perché capisco che facendo dei gameplay una persona si stufa ad aspettare una settimana magari per vedere che cosa succede un attimo dopo in quel gioco. E quindi cerco di venirvi incontro in questo modo. E pensavo di fare un episodio di Flare e un episodio di Mindtest a settimana. Non aumento il numero di episodi di Flare perché hanno più successo quelli. So che vi piacciono molto di più quelli di Mindtest perché quelli di Mindtest normalmente arrivano intorno a 30-40 visualizzazioni, mentre invece quelli di Flare se ne fanno 20 è già una buona cosa, perché Flare interessa comunque molto di meno. Dicevo appunto, non è perché siete più interessati a Flare rispetto che a Mindtest, piuttosto il contrario. Appunto, ne faccio video più spesso perché Flare sono molto intenzionato a finirlo, perché non è un gioco lungo, non è un gioco che mi richiederà molti altri episodi per essere terminato, almeno da quanto mi ricordo dalla prima partita che ho fatto. E quindi sono fermamente convinto di cercare di porre fine a questa serie il più in fretta possibile. Mentre per quanto riguarda Mindtest, più o meno sarà alla fin fine la stessa regolarità, perché prima era... No, anzi, più spesso, ci sarà più spesso anche Mindtest, perché prima c'era una volta alla settimana, ma non tutte le settimane, cioè 2 settimane su 3, invece adesso ci sarà 3 settimane su 3. Credo che sia una buona cosa. Comunque, mi sono perso quello che stavo dicendo. Sì, ecco, progetti futuri. A parte la serie con Jackie Dale, che ci sarà di sicuro.
Perché noi stiamo lavorando su questo server, ci siamo visti anche oggi, abbiamo fatto poco in realtà oggi, però perché dovevamo più che altro riorganizzarci un attimo e vedere cosa continuare. Abbiamo fatto alcune costruzioni, ma vi faremo vedere poi in un video un po' più avanti, quando avremo deciso insieme che è il momento di farvi vedere i nostri progressi. Dicevo, oltre a quella serie, quella di Mindtest che continuerò, ci sarà la serie di Flare. E la serie di Flare lascerà poi il posto o a un'altra serie su Mindtest in cui farò vedere varie mod. Farò degli episodi, proprio un episodio per mod in cui faccio vedere magari in creative i vari oggetti, il loro funzionamento, il loro crafting, eccetera, eccetera, oppure magari in più video anche. Però è possibile, questo è un mio progetto ideale, non so quanto possa interessare, non so quanto possa venire bene, però ci può stare, ci può stare. Non credo che avrà la stessa regolarità degli episodi di Mindtest, perché ci va comunque un attimo per vedere come funziona quella determinata mod e per esserne pratico. Non voglio parlarvi di una mod quando poi alla fin fine non so neanche che cosa faccia. Voglio parlarvi di qualcosa che conosco. Dicevo, oltre a quello, avevo una mezza idea di fare una serie Pokémon. Una serie Pokémon con la terza generazione, probabilmente. Una generazione che so molto odiata, e soprattutto per la mappa, per la locazione. Però voglio provarci. E poi credo che comunque una serie di quel genere possa portarmi più visualizzazioni che non un flare, per esempio. Ne sono abbastanza convinto di questo. Per di più, certo farò video su Zero AD e su Battle for Wagenaut, perché sono dei video, dei giochi di cui avevo già parlato nell'introduzione e sono convinto che sono dei buonissimi giochi e che possano interessare e che possa essere una buona cosa fare loro pubblicità, comunque di farli conoscere di più, perché sono dei buoni progetti che partono senza fondi, senza finanziamenti e balle varie. Sono dei progetti che partono per puro interesse degli sviluppatori, che non ci guadagnano un fico secco di niente la maggior parte delle volte. Le uniche cose che magari guadagnano sono per delle offerte di chi usa il gioco, che decide di dare loro dei soldi. E naturalmente, essendo così, la maggior parte delle volte sono fatti a tempo perso, come anche Mindtest. Mindtest, nessuno ci guadagna da Mindtest, mentre in Minecraft hanno dei guadagni esorbitanti, nonostante il gioco in sé costi poco, hanno dei grandi guadagni e il lavoro che ci fanno dietro è relativamente poco. Hanno 32 impiegati, che per una casa di videogiochi non è niente. E detto questo, quindi farò magari dei video di No, magari farò poi anche, caricherò poi anche dei video di Flare. Di Flare, che cosa sto dicendo? Scusate, è tardi, la mia mente inizia a non ragionare più bene. Inoltre, avevo già fatto tutto questo discorso nell'altro video, ma non è venuto. Cioè, non è venuto il discorso, non E anche il video. Stavo dicendo, sì, di Battle for Wasteland e di Zero AD. Però
Però ora come ora credo che farò. Vabbè, a parte che di Zero ID non esistono per ora le campagne, a meno che non l'abbiano implementato nell'ultimo periodo in cui non ci ho giocato, ma ne dubito. E in Battle for Azeroth ci sono, ma sono abbastanza un nabbo. E quindi preferisco non farmi delle figure molto brutte. Preferisco magari farvi dei video in cui facciamo una partita io e qualche amico o magari con qualche membro della community italiana. Visto che Minecraft, sì. Visto che Battle for Azeroth ha comunque una discreta community italiana con il suo sito, il suo canale IRC, eccetera, eccetera. Può essere una bella cosa comunque fare dei video in cui ci sono delle partite con loro, in cui magari si fanno vedere i vari soldati, le varie tecniche, eccetera, eccetera. Può essere interessante. Mentre invece fare un gameplay, a meno che non faccia le campagne, in cui però non sono molto ferrato e quindi rischierei di farmi delle sonore figuracce. E preferisco di no, anche perché avendo 3 iscritti non salgo più, non guadagno più iscritti. Altro che arrivare alla partnership. Sì, mi interesserebbe arrivare alla partnership, ma vi dico, non tanto per il guadagno. Anche perché non ci guadagnerei niente con dei video del genere. Per guadagnare dovrei fare dei video di Minecraft, come minimo. Perché tutti i più grandi money grabber italiani, che sì, money grabber è un termine dispregiativo. Però quelli che hanno più visualizzazioni, diciamo, quelli che si fanno più soldi in Italia, fanno Minecraft. E non credo che in Italia ci sia un... Sta laggando. Non credo che ci sia una possibilità di fare vari soldi se non con dei video mainstream. Comunque dicevo, la partnership è comoda perché si possono mettere le miniature, gli snapshot, diciamo, e al video a propria scelta. In più si possono fare i live, si possono fare anche il caricamento programmato dei video, per cui io li metto prima e lui li fa uscire a una determinata ora che gli dico io. E sono delle grandissime comodità, voi non vi immaginate neppure. Io per fare uscire i video regolarmente devo essere regolarmente presente là in quel momento per caricarli. Infatti, per quello che molto spesso escono la mattina i video, perché li carico la notte, perché l'upload ci mette quello che ci mette, e la mattina, quando vedo che il caricamento è stato completato, li rendo pubblici o comunque scrivo su Facebook che è uscito il nuovo video. Ecco tutto. Quindi vediamo che cosa abbiamo preso, qualcosa di interessante. Copper, iron, copper, zinco, oro. Ma ci siamo mantenuti comunque abbastanza alti come altezza e quindi niente, quindi niente. Quindi non abbiamo preso molto se non... Però il ferro ci servirà un sacco. Cioè abbiamo bisogno di parecchio ferro per gli strumenti, eccetera, eccetera. Il ferro è una delle cose più utili. Insieme al legno. Sono delle cose molto facili da trovare, però
cioè relativamente facili da trovare, ma sono utilissime, come credo che voi tutti sappiate. Detto questo, visto che vi ho raccontato ciò che dovevo raccontarvi e che qua ho raccolto un po' di minerali, credo che per questo episodio possa essere tutto, anche perché il programmino mi dice che sono già passati 20 minuti. Sì, all'incirca 20 minuti, poi non è preciso. Perché naturalmente è partito prima che partisse il video, cioè non è partito perfettamente in sincrono con il video. Però sono passati circa 20 minuti, quindi credo che per questo video sia abbastanza. Io vi invito a mettere un mi piace a questo video, se vi è piaciuto, ma io spero che vi sia piaciuto perché io mi diverto, mi piace fare i video e mi piace parlare con voi, mi piace chiacchierare con un voi ipotetico di visualizzatore medio che mi segue. Stavo dicendo, mettere un mi piace, magari iscrivetevi al canale, questo è un diamante. Sì. Iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati, o anche solo per farmi un piacere, per farmi arrivare alla fantomatica partnership, per farmi caricare dei video migliori, più interessanti, di qualità migliore. E niente, cosa dire? Che abbiamo finito il piccone, quindi questo vuol dire che finisce anche qua il video con un diamante qua davanti, che non è un diamante, è della tin, è fisso. Quindi ciao e grazie di aver visto questo video. Papà! Anzi